Il Valestul è tornato a casa. La squadra è stata presentata nel municipio di Borzonasca per poi spostarsi al Bar Macera, il cui titolare è un dirigente proprio della squadra del presidente Silvio Valarino. La società neroverde riparte con un nuovo gruppo di giocatori e con un nuovo allenatore, Fabio Ghiorzo. Più che un'occasione, un'opportunità per me. Era quello che, da quando ho iniziato a fare l'allenatore anche nel settore giovanile, insomma, un allenatore punta a diventare un mister di una prima squadra, quindi per me è una buona opportunità e penso anche che la società, insieme al direttore sportivo, abbiano operato molto bene sul mercato e quindi abbiamo costruito anche una buona squadra, a mio modo di vedere, quindi penso che sarà un campionato dove vogliamo da subito, dalle prime partite, sia dalla Coppa Italia ma anche dal campionato, poi misurarci un po' con le altre squadre per vedere di fare sempre bene, insomma, di potercela giocare ogni domenica. Finalmente, dopo questo lungo peregrinare per i campi del Tiguglio, adesso finalmente la squadra può ritornare qui da noi. È stato uno sforzo di tutti, però abbiamo grande soddisfazione. Oggi, stasera, è stata veramente una bella soddisfazione rivedere la squadra qui a Borzonasca, tanti giovani, insomma, è diciamo il coronamento di un sogno che è durato 5 anni e che adesso finalmente vede il suo apice. E credo che anche che in questo campionato il Valestullo si farà valere, ecco, insomma, e quindi anche il fattore campo, in casa, giocare in casa, penso che contribuirà, oltre che alla capacità che hanno, e che, insomma, mi sembra che abbia fatto una bella squadra il Valestulla, e questo va dato merito alla società che, insomma, sa lavorare bene, è una società seria, una società che si impegna, e quindi, insomma, i risultati ottenuti non sono casuali, ecco, insomma.